Ok, dovremmo essere live, dovremmo essere live. Aspettiamo un segnale da parte di YouTube. Dovremmo essere live. Buonasera, benvenuti a tutti in questo nuovo appuntamento di queste live di approfondimento che facciamo sul nostro canale YouTube. Ops, tolgo via l'audio che qua se no andava in ridondante. Fatemi sapere come al solito se si sente bene, se si vede bene, ma soprattutto se si sente bene e se la sincronia tra voce e quello che si vede dal mio labiale è OK. Nel frattempo saluto Roberto che già ci ha fatto una domanda e dalla quale proprio Roberto, dalla tua considerazione partiremo. Saluto anche Angelo Genovese, due nostri cari amici affezionados di queste dirette che facciamo su YouTube. Beh, Sprato, dovreste ormai saperlo, utilizziamo tantissimi canali per la divulgazione delle nostre informazioni, suggerimenti, consigli di giardinaggio pratico. Abbiamo la pagina Facebook, abbiamo la nostra newsletter, iscrivetevi alla newsletter di Besprato, basta andare nel sito www.besprato.com, scrollare tutto nella home page e in basso sulla destra trovate l'iscrizione alla newsletter, ma potete anche vedere queste dirette direttamente nel nostro canale YouTube. Iscrivetevi pertanto al nostro canale YouTube attivando anche l'iconcina della campanella che dà modo a YouTube di avvisarvi quando saremo online. Vediamo, si stanno collegando un po' di persone, è arrivato Marco Canessa che salutiamo, ci fa sapere che è tutto ok, Salvatore Maugeri, Nicolas Di Angelo, buonasera Nicolas, Marco Da Re e Salvatore Maugeri. Allora, in attesa che tutti quanti un po' si colleghino, facciamo una piccola introduzione a quello che è il tema di questa sera. Questa sera cercheremo di essere più brevi del solito perché il tema è un tema un po' particolare. L'abbiamo titolato, la titolazione, vado un attimino perché non me la ricordo a citare la memoria, è La gramigna da prato, caratteristiche e considerazioni. È un argomento un po' particolare perché lo scoprirete tra un attimo e vorremmo affrontare il discorso della gramigna, delle macroterme, sarebbe il termine un po' più corretto da utilizzare, da vari punti di vista. Cosa significa questo? Significa che faremo più video, faremo degli altri video, in questo faremo un'introduzione generale a quello che è il capitolo delle gramigne rosse, delle macroterme, delle Cynodon dactylon, delle Bermuda grass, sono tutti sinonimi che vanno ad indicare la stessa tipologia, lo stesso tipo di pianta erbacea. Ma questo primo video lo dovremo fare, questo primo video, questa prima diretta di approfondimento, a cui seguirà anche dei video di giardinaggio pratico che pubblicheremo in tutti i canali che abbiamo detto, vorremmo affrontarlo non da un punto di vista negativo, ma da un punto di vista positivo. Cosa significa questo? Se voi andate a vedere qualche minuto fa, prima di andare in diretta, Angelo, se non sbaglio, Angelo, sì. Un attimo che vado a vedere, scusa Roberto. Roberto ci ha scritto proprio una domanda, ci ha scritto una considerazione nella quale scrive: io sto rifacendo il prato e sto cercando di debellare in profondità la gramigna, perché non ne voglio sapere della gramigna e ha trovato addirittura delle radici profonde 20 o 30 centimetri. Questa è una delle tante caratteristiche che ha la gramigna, ma quello di cui parleremo questa sera non va tanto a toccare i temi che molto probabilmente Roberto spera che noi trattiamo. Cosa voglio dire? La gramigna rappresenta per moltissimi di voi che ci state ascoltando un problema, un grande problema. Molti di voi sono terrorizzati dal fatto che nel proprio prato di microterme, nel proprio tappeto erboso, arrivi la gramigna che è considerata da quasi tutti, da tutti, un infestante, una malerba, un qualcosa che dice anche il proverbio stesso, come la gramigna che va estirpata e che rimane sempre lì. Ok. Questa sera però vorremmo affrontare l'argomento da un altro punto di vista, che è quello in realtà della costruzione di un prato con la gramigna. Ok? Quelli che tra di voi adesso stanno un po' storgendo il naso dicendo: boh, vabbè, non mi interessa niente, spengo e chiudo, ciao Fabio. No,
Attenzione, conoscere profondamente le caratteristiche e le peculiarità della gramigna permette a coloro i quali desiderano costruire un prato con la gramigna, con le gramigne, adesso sto utilizzando un termine molto generico, un po' inappropriato, e darò delle indicazioni che possono essere utili a queste persone, ma anche coloro i quali la vedono come un infestante ne trarranno, secondo me, delle utili indicazioni. E se invece proprio non vi interessa, beh, spegnete il canale YouTube e dedicatevi ad altro, ok? Vabbè, abbando gli scherzi. Credo, spero, penso che molti di voi sappiano che le macroterme possono essere utilizzate anche per la creazione di un tappeto erboso di tipo ornamentale. Che cosa intendiamo per macroterme? L'ho detto poc'anzi, un attimo fa, ho detto parliamo della gramigna comune, la gramigna rossa, sì, che fa parte della famiglia dei Cynodon, Cynodon dactylon, le Bermuda grass, andando magari in termini che vi dicono di più qualcosa, cioè parlando dei termini commerciali, la Bermuda grass Royal Bengal, la Zoysia japonica, la Ambita Zoysia japonica, la Bermuda grass Yukon, sono tutte tipologie di macroterme che vengono utilizzate, che possono essere utilizzate per la creazione di un tappeto erboso. Ma quali sono le caratteristiche che fanno parte di questa famiglia di piante erbacee? Andiamole un attimino a elencare. Una delle diciamo la caratteristica principale che ha questo tipo di pianta erbacea è quella che ha un'attività vegetativa solo ed esclusivamente quando le temperature iniziano ad alzarsi notevolmente. Se l'attività vegetativa di un prato di festuca, di loieto, di po', un comune prato che quasi tutti noi abbiamo a casa, è che inizia la sua attività vegetativa intorno ai 15 gradi, per arrivare a 15-25 gradi e poi oltre i 25 gradi riduce la propria attività vegetativa perché va in stress termico. Viceversa, le nostre amate gramigne, le macroterme, hanno un'attività vegetativa che inizia dai 25 gradi per protrarsi fino ai 35 gradi. L'altra caratteristica è che al fuori di questo range hanno una crescita lentissima, addirittura sotto i 20 gradi iniziano a rallentare del tutto e sotto i 13-12 gradi inizia una decolorazione che fa diventare un prato di macroterma completamente giallo durante i mesi invernali. Ovviamente se il nostro prato sarà al sud Italia potremmo avere un'estensione di colorazione di 9 mesi, nel nord Italia addirittura anche meno. 8 mesi, talvolta anche 7 mesi. Perché? Perché sotto i 13 gradi inizia a perdere la colorazione. Ovviamente ogni specie ha delle caratteristiche di decolorazione, di perdita della colorazione ad intervalli di temperatura diversi, ok? E ovviamente ci sono delle gramigne, ci arriveremo tra un attimo, ci sono delle gramigne migliorate che riescono a mantenere la colorazione verde per un periodo molto esteso, che è una caratteristica che si vuole ricercare qualora si faccia un prato con le macroterme. Queste sono le caratteristiche fisiologiche, tecniche delle macroterme. Tra l'altro le gramigne, le Cynodon in maniera particolare, hanno questa caratteristica che un po' Roberto ci spiegava nella sua domanda, che producono delle radici molto profonde, che producono degli stoloni superficiali e degli internodi che poi vanno a formare la vegetazione. E questa caratteristica di essere strisciante e allo stesso tempo di avere una radicazione molto profonda la rende una delle piante erbacee più resistenti in assoluto. E Roberto ne sa qualcosa, perché nel momento in cui noi proviamo a estirparla da un prato comune facciamo molta e molta difficoltà. La gramigna, anche se viene estirpata superficialmente, essendo presente anche solo dei piccoli pezzi sottoterra, fa sì che nelle stagioni successive si riproduca appunto ed emetta dei nuovi stoloni, dei nuovi rizomi che poi porta alla ripresentazione della gramigna.
Una caratteristica, ovviamente ho detto, le gramigne, quindi sono delle piante erbacee estremamente resistenti, sono delle piante erbacee che sopportano molto volentieri il caldo, che hanno una necessità di acqua molto molto bassa, e questo è il motivo per cui ce li ritroviamo, i prati normali ce li troviamo infestati dalla gramigna nel momento in cui la primavera entra nella sua seconda parte e arriva l'estate, arrivano le alte temperature, perché cosa succede? Cosa succede? Succede che la normale microterma, festucca, loietto, poa, quando le temperature superano i 25 gradi, rallenta la propria attività vegetativa, mentre viceversa la gramigna esplode la sua attività vegetativa in quelle temperature. Ok? Quindi se un prato non è sufficientemente chiuso e ci sono dei insediamenti di gramigna, la gramigna avrà il sopravvento nei confronti delle nostre microterme. Quindi, dicevo, scusate, completamento del discorso è che la gramigna è molto molto resistente per questi fatti che ho detto, per queste caratteristiche che ho descritto. Dall'altra parte ha una necessità idrica, una necessità d'acqua notevolmente inferiore rispetto a una comune microterma, che potrebbe avere ad esempio delle necessità di acqua di 10-15 litri al metro quadro, mentre la gramigna è metro quadro al giorno, mentre la gramigna è capace, le macroterme sono capaci di sopravvivere anche con delle irrigazioni, piovane molto molto risicate durante la settimana, durante il mese. Si parla addirittura di sopravvivenza tranquilla di un prato di gramigna con irrigazioni inferiori ai 5, 4, talvolta 3 litri di acqua al metro quadro. Stiamo parlando però di tappeti erbosi, non stiamo parlando di infestanti, perché se parliamo di infestanti la gramigna sopravvive anche senza irrigazione, magari poco, magari soffrirà, inizierà a soffrire anche lei, ma è veramente capace di creare la propria attività vegetativa anche in condizioni di stress termico molto molto elevato. Mi fermo un attimo per dirvi, ovviamente, per ricordarvi che potete scrivere le domande, sarà nella seconda parte, cioè fra pochissimo. Cercherò di rispondere alle vostre domande, ovviamente che riguardano il tema della serata, che è appunto, ripeto, quello delle macroterme. Altra caratteristica che hanno le macroterme è quella di avere una crescita lenta, okay? Rapportata a un loietto, rapportata a una festuca ruminacea, e ha una crescita lenta, ed è anche per questo motivo che molto spesso vengono utilizzate per fare degli inerbimenti di tipo tecnico, perché necessitano di meno sfalci rispetto a un tradizionale prato. Ok? Questo è una prima infarinatura su quelle che sono le caratteristiche fondamentali delle macroterme. E adesso vorrei entrare un attimino, un po' più in dettaglio, di quelle che sono un po' di tipologie delle macroterme più comunemente utilizzate per gli inerbimenti, sia tecnici sia estetici, per poi appunto arrivare all'ultima parte di questa diretta, nella quale cercherò di rispondere alle vostre domande. Una cosa che mi preme dire prima di entrare in questo capitolo è questa. Quando si affronta la creazione di un prato, di un tappeto erboso fondamentalmente creato sulle macroterme, va fatta tutta una riflessione in termini di esposizione solare e medie climatiche del luogo ove dovrà crescere il prato. Avete capito benissimo che se noi andiamo a creare un prato di macroterme in montagna dove fa fresco, probabilmente non riusciremo a crearlo, perché le temperature nelle quali avviene l'attività vegetativa di questo tipo di piante erbacee sono talmente strette che non fa tempo ad occupare il terreno, che già è arrivato il fresco di nuovo. Quindi, se è da escludere la possibilità di creare dei tappeti erbosi in condizioni di climi miti o freddi, diciamo, e invece va presa in considerazione la possibilità di creare dei tappeti erbosi basati su questo tipo di piante erbacee nei climi più miti, anche non solo nel centro e nel sud Italia, ma talvolta anche nel centro-nord d'Italia. Ovviamente va ragionato, va sempre tenuto in considerazione
che le macroterme iniziano la propria attività vegetativa a 25 gradi, quindi è del tutto inutile fare una tradizionale semina fatta da marzo ad aprile. Non a caso facciamo questa diretta nel mese di maggio, in questi giorni che tra l'altro mi vedete sudare oggi perché qui a San Vito Tagliamento, nella sede di www.besprato.com, fuori oggi c'erano 27 gradi all'ombra e 30 e oltre gradi al sole. Significa che un terreno nel quale avessimo seminato la gramigna adesso avrebbe le condizioni ideali per il suo sviluppo. Questo è il motivo per cui quando si semina un prato di macroterme si attende minimo minimo maggio. Quest'anno maggio è un maggio molto caldo, talvolta ci sono dei maggio molto freddi, dei maggi si dice, non sì, ci sono dei mesi di maggio che sono più freddi, in questo caso si attende talvolta anche la fine di maggio per fare la semina. Ma della semina delle macroterme ne parleremo in un altro approfondimento, così come della manutenzione delle macroterme ne parleremo in un altro video di approfondimento. Adesso volevo fare una piccola carrellata per quanto riguarda le tipologie di macroterme, le tipologie di gramigne, le tipologie di Cynodon, di Bermuda grass. Partendo dalle specie più rustiche, diciamo così, più semplici, più basiche, c'è una gramigna comune, la trovate anche in www. Tutte queste gramigne le trovate ovviamente nel nostro shop in www.besprato.com. E sicuramente quella più economica, quella più alla portata di tutti, è la gramigna comune. Si tratta di una specie di Cynodon che viene utilizzata fondamentalmente solo ed esclusivamente per fare degli inerbimenti tecnici. Perché? Perché pur avendo degli stoloni lunghi ha degli internodi distanziati molto uno dall'altro. Quindi noi abbiamo la nostra radice della gramigna, abbiamo gli stoloni striscianti e poi abbiamo gli internodi che però nel caso della gramigna più comune, anche quella più economica, avremo degli internodi molto distanti uno dall'altro, motivo per il quale difficilmente questo tipo di gramigne riescono in tempi brevi a coprire tutto il prato e a creare un tappeto erboso. Da qui in poi ci sono invece delle varietà, che si dicono delle varietà migliorate, selezionate, create appositamente per la formazione di un tappeto erboso e quindi con le caratteristiche di uniformità, di compattezza. Sto parlando ad esempio di alcune Bermuda grass migliorate di provenienza americana, vi dico dei nomi pratici, dei nomi propri, no? Dei nomi pratici. Mamma mia, questa sera sarà il caldo che parlo male. Dovete scusarmi, quindi portate pazienza anche voi. Queste Bermuda grass migliorate che hanno nomi propri, come ad esempio quest'anno c'era l'SR 8554 che quest'anno ha preso, l'abbiamo sostituita con un Royal Bengal, con una Bermuda grass Yukon, con la famosissima Zoysia japonica, con il Pennisettum clandestinum, con il Paspalum vaginatum, che sono tutte Bermuda grass, si dice migliorate, che ognuna ha una sua particolare caratteristica. Ad esempio, caratteristiche ricercate sono gli internodi degli stoloni molto piccoli e quindi la capacità, ad esempio della Bermuda grass Royal Bengal o della Yukon, ma anche della stessa Zoysia ovviamente, di creare un prato molto fitto ed uniforme. Oppure altre caratteristiche che sono proprie, ad esempio, della Zoysia giapponica o di altri tipi di Zoysia e anche della Bermuda grass Yukon, come posso dire, di resistere, non resistere, di decolorare a temperature più basse rispetto a uno standard di una macroterma, che dicevo che già sotto i 15 gradi inizia a rallentare la propria attività vegetativa, in alcuni casi anche a decolorare.
il fatto di decolorare più tardi, ad esempio in autunno, o di colorarsi prima in primavera, è una caratteristica ricercata in talune tipologie di macroterme. L'azoisia giapponica e l'azoisia in generale ha appunto questa caratteristica di decolorarsi più tardi o con temperature più basse rispetto alle altre. Oppure abbiamo ad esempio altre caratteristiche che vengono ricercate che possono essere la tessitura fogliare più stretta o più larga, ad esempio l'azoisia giapponica ha una tessitura fogliare più larga, la Yukon e altri tipi di zoisia un attimino più stretta. Oppure la distanza degli internodi, ad esempio la Royal Bengal ha delle distanze degli internodi più brevi, così come la Yukon. Oppure delle caratteristiche molto particolari, ad esempio chi tra di voi si sta collegando dal sud Italia, sta vedendo questa diretta o vede il video registrata dal sud Italia, dalla zona costiera, avrà sentito parlare o molto spesso ricercherà il Paspalum vaginatum. Il Paspalum è una macroterma molto, con una caratteristica molto ricercata da chi abita vicino al mare, ovvero che resiste all'irrigazione salina, all'acqua, alle salinità del terreno o dell'umidità presente nell'aria o delle piogge molto elevata, motivo per il quale viene spesso utilizzata per innerbimenti di tipo tecnico di zone vicine al mare. Ok? Ho voluto fare una rapida carrellata di quelle che sono alcune fra le tante e tante tipologie di macroterme. Se ad esempio voleste sapere quale è più indicata per un inerbimento nel vostro prato, non dovete fare nel vostro giardino, non dovete fare altro che scrivere un'email a drgreen@bestprato.com e io e i miei colleghi vi sapremo indirizzare a quella che per le condizioni pedoclimatiche del luogo dove sorgerà il vostro prato è più indicata. Bene, direi che siamo giunti un po' al termine di questo primo capitolo introduttivo per quanto riguarda le macroterme. Sono stato abbastanza generico, poi magari nei prossimi approfondimenti e nei prossimi video entreremo un attimino un po' più nel dettaglio di una cosa. Una cosa molto importante prima di rispondere alle vostre domande che volevo dirvi è questa. Allora, c'è una caratteristica a cui prestare particolare attenzione nel momento in cui decidete di fare un prato di creare un tappeto erboso di macroterme nel vostro giardino. Ed è questa. Il decadimento di una semente di macroterma è notevolmente superiore al decadimento di un normale semente di graminacea di microterme come possono essere le festuche, i loietti e le poe. Cosa vuol dire? Cosa intendo per decadimento? Intendo la capacità, la possibilità, la germinabilità delle sementi. Le macroterme fondamentalmente hanno dei tassi di germinazione che sono un po' più ridotti, hanno una vita del seme molto più breve. Significa che molto spesso, già da dopo un anno, alcune tipologie di macroterme sono del tutto inutilizzabili. Vi faccio l'esempio proprio della zoisia. La zoisia giapponica, molto ricercata per la sua tessitura fogliare larga, per il suo fatto di rimanere comunque verde anche in autunno avanzato, piuttosto che riprendere la sua colorazione molto presto, piuttosto che creare un bel prato. Bene, se voi la seminate, se la vostra semente non è fresca, il risultato potrebbe essere compromesso. I tassi di germinazione diminuiscono notevolmente già a partire dall'ottavo, nono, decimo, dodicesimo mese. Questo è un motivo per cui anche questa tipologia di sementi costa parecchio. La trovate, voi sapete che www.besprato.com è uno shop che fa del fatto di avere sempre ed esclusivamente semente fresca con garanzia di ultima produzione il suo cavallo di battaglia. E anche è un suo cavallo di battaglia nel caso delle macroterme. Abbiamo le macroterme
abbiamo la zoysia giapponica, abbiamo la Bengal, abbiamo la Yukon, abbiamo anche la gramigna comune. E ogni anno facciamo arrivare dall'America queste tipologie, grazie alla Botosh, grazie al nostro partner, facciamo arrivare dall'America, dai produttori direttamente queste macroterme per avere a marzo ed aprile il più fresco possibile e dare la possibilità alle persone di seminarla in questa stagione. Non pensate assolutamente di prendere questo tipo di sementi per seminare il prossimo anno. E lo dico anche un po' contro i nostri interessi, perché molto spesso a fine stagione ci rimangono nel groppone, ovvero in magazzino, alcune quantità che, ahimè, purtroppo dobbiamo per forza di cose buttare. Vorrei parlarvi anche di altre cose a riguardo di questo, sulle caratteristiche, in particolar modo della semina, ma ne parleremo in un prossimo approfondimento se ci sarà altro interesse e lo capirò tra un attimo dalle vostre domande. Credo di aver detto tutto, inforco un attimo gli occhiali per vedere i miei appunti, guardare i miei appunti. No, sì, credo di aver detto tutto quanto, crescita lenta, dormienza, poca acqua, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, direi l'argomento è completato, siamo all'interno della mezz'oretta che volevo parlarvi di questo argomento che trattiamo questa sera un attimino in maniera più breve e visto che l'interesse magari per le macroterme è un po' più ridotto e vengo subito alle vostre domande che già vedo numerose. Allora, dalla prima vorrei rispondere a Roberto che subito, ancora prima che andassimo in diretta, ha scritto che appunto ha un problema di infestante di gramigna. Roberto, mi hai dato un bel titolo per un prossimo video di approfondimento. Non tratto questa sera, sicuramente posso dirti che come avrai capito è molto difficile da eliminare, motivo per il quale la disinfestazione, si dice, della gramigna molto spesso è un lavoro che si fa proprio come hai fatto tu, lavorando il terreno più e più volte, rovesciandolo e andando a togliere tutti quelli che sono i rizomi e gli stoloni presenti nel terreno. Allora, si vede, buonasera a tutti, nel frattempo sono arrivate altre persone, buonasera Emanuele Gatti, Gatto Verde, buonasera Anna Maria da Bari. Partiamo subito, le leggo così vediamo se sono a tema. Oggi ho visto Salvatore, ci scrive Salvatore Maggiore, oggi ho visto un rifacimento ex nuovo di un prato e qui da noi in Sicilia si tende a inserire uno circa ogni metro. Probabilmente stai parlando del gramignone. Qui nel nord Italia come si comportano d'inverno le macroterme con le basse temperature? Paolo, bella domanda, credo di averti risposto. Come ti ho detto, le macroterme ingialliscono del tutto già a partire, se non sono delle specie migliorate o avanzate, come può essere la Yukon o la Zoysia. Nel momento in cui abbiamo appunto temperature di notte di 10 gradi, 8 gradi, inizia una decolorazione che intorno ai 2-3 gradi di notte diventa completamente giallo. Quindi al nord Italia, ma anche al sud, in taluni casi, diventa completamente gialla d'inverno e non solo d'inverno. Emanuele, ciao Fabio, cosa devo fare per eliminare la gramigna? Posso utilizzare dei diserbanti? Come ho detto Emanuele, tratteremo un video, una diretta di questo tema. Si possono utilizzare dei diserbanti, è molto complicato perché la gramigna ha questa capacità di resistere più di ogni altra. È la gramigna, ok? Comunque ne parleremo. Volevo chiederti una cosa che non c'entra con l'argomento di stasera, mi chiede Angelo. Vabbè, Angelo la leggo. Avete magliette di Besprato o Botos? Che nel sito non le ho viste. Se sì, dimmi come devo fare. Bella domanda, Angelo. Arriveranno, arriveranno, ci stiamo lavorando, ti informeremo. Ok, ma ho visto, si trattavano tutte quante di domande che relativamente al capitolo, anche Marco ci scrive, che riguardano il debellare, le macroterme. Beh, credo che un po' di cose le avete capite, ok? Le caratteristiche che hanno le macroterme sono molto chiare adesso. Magari, no, magari, ho preso l'appunto di quali saranno
le tecniche, però non ne parliamo questa sera, la lasciamo un po' di suspense a tutti quanti. Bene, credo che siamo riusciti a rimanere per la prima volta nella storia di queste dirette di Besprato, sono riuscito a mantenerle all'interno di 30 minuti. Se avete bisogno, vi ricordo, se avete bisogno di suggerimenti non solo per le macroterme ma anche per le giuste concime da dare al vostro prato adesso a maggio. Entriamo in un periodo complicatissimo per il prato, probabilmente i mesi più stressanti in assoluto sono i mesi estivi, quindi adesso è estate praticamente, quindi maggio, giugno, luglio sono i mesi nei quali porre la massima attenzione per il prato. È molto differente se si ha un prato di gramigna, di macroterma, di sinodo, da un prato invece tradizionale. Vi dico solamente, così vi do qualche indicazione, in un prato di macroterme, adesso che è in massima attività vegetativa, andremo a fare delle concimazioni che sono fondamentalmente delle concimazioni azotate. Nel caso invece dei nostri prati che entrano nella stagione calda, dovremo fare delle concimazioni assolutamente non azotate, ma principalmente potassiche. Ok, vi volevo solamente ricordare, con questo concludo per davvero, di, se avete domande relativamente alle cure agronomiche per il vostro prato specifico, sapete che c'è un servizio completamente gratuito di Besprato. Andate nel sito www.besprato.com, nella home page a fianco, sulla vostra destra, alla mia sinistra, c'è un pulsante giallo con scritto configuratore, cliccate lì, ci sono tre sezioni: i consigli per la vostra semente, per la semente per la trasemina e per la concimazione. Compilate la form, io e i miei colleghi vi risponderemo, vi diamo tutte le indicazioni completamente gratuite. Dopodiché, se volete acquistare le sementi su Besprato, io e i miei colleghi siamo più contenti. Se volete acquistare i concimi su Besprato, io e i miei colleghi siamo più contenti, ma potete tranquillamente anche andare nel negozio sotto casa. Vediamo delle indicazioni generali. Rispondo alle due ultime domande e con queste veramente concludo, che sono arrivate specifiche. Giuseppe, Angelo: circa 350 metri quadri di un bel mix Royal Park e Paspalum vaginatum, attualmente esplode di bellezza, l'ho da poco tagliato a 6 cm, ho dato l'Always Defender, da un giorno all'altro è sempre più splendido. Giuseppe, fantastico, perché tu hai creato un mix interessantissimo nel quale c'è la sussistenza del Paspalum vaginatum, una macroterma che lavora benissimo di estate, c'hai anche il Royal Park che ha della festuca e soprattutto hai del loietto. Il loietto sarà molto utile nella fase, diciamo nella seconda fase, negli autunni, perché il Paspalum perderà di colore e l'oietto le manterrà. Non è facile creare questi mix, però quando come te si riescono a creare, si ha un perfetto equilibrio tra le varie tipologie. Noi non lo suggeriamo perché non è facile da creare, ci vuole molto tempo, molta pazienza. Una cosa che non ho detto è che la creazione di un prato di macroterme richiede molto molto più tempo. Se un prato normale lo seminiamo adesso e tra 5 settimane quasi lo possiamo calpestare, così non è per alcune tipologie di macroterme, che addirittura possono impiegare più stagioni, ad esempio il caso della Zoysia japonica. E per quanto riguarda la domanda di Nicola: buonasera, dovrei costruire un campo da calcio, potrei seminare Macister, Royal Blue qui in Puglia, provincia di Taranto e a Manduria? Assolutamente sì, per i campi da calcio generalmente noi consigliamo i loietti dei Royal Sport, ma dipende da quanto tu vuoi manutentare il prato. Siamo fuori tema, ti invito comunque a scrivere a drgren@besprato.com. Marco, i miei complimenti, ci fa. Grazie Marco, mi hai aperto un mondo, mi fa piacere. Angelo, ok, va bene, ci sono complimenti. Buonasera ragazzi, buon lunedì a tutti quanti, mi raccomando continuate a seguirci, mettete mi piace alla pagina Facebook, iscrivetevi al canale e alla newsletter. Tra l'altro stiamo per mandare online un video di giardinaggio
pratico che lo stavamo montando questo pomeriggio, abbiamo avuto un po' di ritardi su questo, molto interessante, dedicata all'irrigazione del prato. E con questo, da parte mia e da parte di tutto lo staff di Besprato, un buon lunedì sera a tutti quanti. Ciao, ciao a tutti e alla prossima.